adesso prego la regia di mandare l'inno nazionale italiano, l'inno di Mameli. All'angolo rosso, a 25 anni, alto 1,74, alla bilancia 60 e 500, con un record di 15 incontri, 9 vittorie di cui uno prima del limite, 5 sconfitte e un pareggio, accompagnato dal maestro Valeria Calabrese, all'angolo rosso da Vittoria Francesco Invernizio. All'angolo rosso, all'angolo blu, a 38 anni, alto 1,72, alla bilancia 61 kg, con un totale di 31 incontri, 20 vittorie, di cui 6 prima del limite, 9 sconfitte e 2 pareggi, accompagnato dal maestro Mario Massai. Nel 2008 diventa campione italiano, nel 2013 ridiventa campione italiano, nel 2014 conquista nuovamente il titolo italiano e nel 2015 ancora campione italiano, signore e signori, Pasquale El Puma di Silvio. L'incontro è previsto sulla distanza delle 10 riprese da 3 minuti. A tutti voi un buon divertimento! Sì, anche a me. No, forse l'arbitro è stata parte nostra. Esatto, esatto, speriamo. Sì, no, che forse per le camere non ci va. Molto così, una questa, una quella di prima, adesso che si incontrano così, sì, le fanno uno e poi vediamo. È l'inizio della prima ripresa, titolo italiano dei pesi leggeri, vacante. Thank you.
Tira, però! Abbassa a destra e metti che aspetta, 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 aspetta. Solo lei che
ti muove un po' troppo. Ci stai? E chi lo fa pure di te, raga? Ti pare facile? Dai, dai, vado qua, dai! Thank you.
piede? Fa male il piede, sì. Diciamo che inizia un po' a far male, però. Non andare indietro! Non andare indietro! Metti i corsi sulla regola!
montanti destri, due! Due montanti destri! La nona ripresa. Uno, due. Sì. No. Non porta male. Ripresa del titolo italiano dei pesi leggeri. Avanti!
applauso per i due pugili. Italiano il dottor Guido Cavalleri, siamo pronti per la lettura dei cartellini. Chiediamo cortesemente alle persone non autorizzate di scendere dal quadrato, grazie. Arbitro Giovanni Paolo, 100-89, giudice signor Ramazzotti, 98-92, giudice signor Canzian, 98-91, vince e ridiventa campione italiano nel 2017 Pasquale Alpuma di Silvio. Un applauso ad ambedue i pugili, un bel applauso anche per Francesco Invernizio, ricordiamolo, con 20 giorni di preavviso ha dovuto sostituire l'altro cospidante che era Festosi. Un bel applauso per ambedue i pugili per aver onorato il titolo italiano dei pesi leggeri. Ed ecco come è giusto che sia i festeggiamenti da parte del nuovo campione dei pesi leggeri, Pasquale Alpuma da Silvio. Thank you.